Signor Sindaco, si è verificato dunque quello che si paventava ormai da giorni, da questa mattina, il blocco dei collegamenti Ustica-Lains. A questo punto, lei che azioni intende intraprendere? Intanto noi possiamo raccontare quelle che abbiamo già intrapreso. Chiaramente tutti sanno che questa cosa l'amministrazione l'ha seguita passo passo, giorno dopo giorno. C'è stato un primo passaggio alla prefettura che sembrava avesse avuto un esito positivo. Già da ieri, nel momento in cui noi abbiamo avuto notizia, perché lo seguivamo passo passo, del fatto che l'incontro tra la regione e la società non aveva avuto un esito positivo, siamo intervenuti immediatamente, abbiamo chiesto un incontro col Presidente e con l'assessore, che aspettiamo da un momento all'altro. So che il Presidente non è a Palermo e a Roma, quindi ci aspettiamo che al suo ritorno di avere questo incontro, ci è stato assicurato. E contemporaneamente stamattina, al verificarsi dell'evento, abbiamo seguito due strade diverse. Intanto abbiamo scritto al prefetto, questo tra l'altro tutti i sindaci con il protocollo comune per le isole minori, perché riteniamo, indipendentemente dai contatti avuti e dalle motivazioni espresse dalla prefettura che abbiamo avuto in questi giorni, perché è stata una cosa che abbiamo seguito minuto per minuto, noi riteniamo che questa interruzione sia non soltanto inaccettabile, ma anche si configuri come un'interruzione di pubblico servizio. Perché, seppur essendo un servizio integrativo, faccio un esempio: ci sono alcune linee, penso a quella per Palermo piuttosto che quella Messina, che non sono gestite da altra società, quindi di fatto c'è un'interruzione di pubblico servizio. E anche nelle altre isole, seppur. Anche se in questo momento non c'è quella linea per Sì, Palermo. ma quello di Messina sì, e comunque in ogni caso noi ci dobbiamo muovere rispetto a per una soluzione definitiva del problema. E in ogni caso le linee che vengono fatte e definite integrative, sappiamo tutti che alla fine sono veramente essenziali. Quindi aspettiamo la convocazione alla Presidenza della Regione, aspettiamo un intervento anche alla Prefettura, che ha sempre dimostrato, che ha dimostrato anche l'altra volta, di essere attenta al problema. Contemporaneamente abbiamo tentato di trovare una soluzione per mitigare i disagi. Già da stamattina avevamo chiesto che la nave partisse alle 7, cosa che è avvenuto, ma abbiamo chiesto, contattando anche io per le vie brevi sia l'assessorato della società, parlo della compagnia delle isole, di attuare nei prossimi giorni, forse non ci riusciremo domani, ma da dopodomani penso di sì, di attuare immediatamente gli orari del servizio estivo. Devo dire che questo, da un punto di vista pratico, risolverà un paio di problemi. Risolverà il problema della mobilità degli studenti di Salina, risolverà il problema del collegamento tra Panarea e Stromboli. Abbiamo chiesto un correttivo pure rispetto a quegli orari per Filicudi e Alicudi, per essere più tranquilli. Abbiamo chiesto che la nave delle 6:30 parta sistematicamente per la durata di questa sospensione alle 7 di mattina, esercitando però la linea in modo come nave veloce per dare servizio. Quindi, da una parte, la difesa dell'ente del territorio, dall'altra il tentativo di mitigare al massimo i disagi sia per i nostri concittadini, per la difesa territoriale, sia per l'aspetto dei visitatori e dei turisti. Devo dire questo voglio essere molto chiaro: aspettiamo l'incontro con la Regione, ma la posizione del Comune di Lipari è che il Comune è assolutamente disinteressato a capire di chi è la responsabilità, cioè di chi ha ragione. A noi non interessa se ha ragione la Regione, se ha ragione l'Ustica-Lains, a noi interessa che vengano prestati servizi. Quindi riteniamo che la sospensione dei servizi da parte della società, per qualunque sia il motivo, è una cosa inaccettabile. È inaccettabile per i nostri concittadini, per la continuità del territorio, per la difesa dei livelli occupazionali, per l'offerta turistica e per il danno di immagine che le isole Eolie, tutte le isole siciliane, dobbiamo dire, le Egadi come le isole Eolie e anche le altre, stanno avendo da questa e da questo punto di vista. Accertate di chi sono le responsabilità, noi non facciamo sconti a nessuno e ci tuteleremo nei modi più appropriati, indipendentemente da chi è la responsabilità. Accertata di chi è questa responsabilità, se della società piuttosto che di un'azione della Regione. Ecco, Sindaco, comunque è impensabile che una situazione del genere possa ancora andare avanti per molto tempo, anche perché, come da lei ricordato nei giorni scorsi in Consiglio Comunale, non è un problema economico, i fondi ci sono, in capitolo ci sono le stesse somme degli anni passati. E allora ci chiediamo una cosa: perché dopo la riunione, il primo incontro in prefettura che c'è stato, la Regione, sapendo a cosa poteva andare incontro, vista la fermezza della società, non ha ritenuto di trovare una soluzione? Ci sono dei problemi che ostacolano
l'arrivo alla soluzione? Ecco, cosa c'è? Ecco, allora, questo è l'argomento dell'incontro col Presidente della Regione, nel senso che noi vogliamo sentire qual è l'operato della Regione, vogliamo sapere pure quali sono le soluzioni alternative messe in campo dalla Regione. Io devo dire una cosa, noi finora non siamo entrati nel merito su una posizione di chi ha torto a ragione. A dire della Regione vi è una disponibilità alla liquidazione delle somme, a dire della compagnia il problema non è soltanto questo, ma è la sottoscrizione del contratto, che dal punto di vista della Regione, per i percorsi amministrativi che la Regione ha seguito, questo contratto non può essere sottoscritto. A noi appare, oltre all'aspetto economico, sui quali almeno come dichiarazione di intenti, va ricordato pure la Regione ha liquidato il 50%, quindi non stiamo partendo dal nulla, ma a noi appare che ci sia più uno scontro legale e formale tra la Regione e la società, ma questo scontro, quindi approfondendo questo con il Presidente della Regione, non può essere pagato dai territori, non può essere pagato da noi, e su questo noi saremo assolutamente fermi. Non può andare avanti così, e devo dire che nella tragedia l'opportunità è che, essendo successo oggi, noi lo troviamo molto anche mortificante che questo sia avvenuto in un momento in cui la stagione sta iniziando e che mette nelle condizioni il territorio di essere ostaggio. Noi non vogliamo essere ostaggio di nessuno, e né della società né tantomeno della Regione. Tra l'altro, mi perdoni Sindaco, magari non deve farlo lei, ma noi non ci spieghiamo neanche il silenzio dei sindacati di fronte a 400 licenziamenti o alla procedura per l'avvio al licenziamento. Cioè, c'è anche questo aspetto che è molto importante, anche per il territorio, perché molti dipendenti sono di Lipari. Guardi che noi, anche quello, io l'ho detto poco fa, noi tra i problemi che ci poniamo non c'è soltanto quello della continuità territoriale, non c'è soltanto quello dell'immagine che secondo noi comunque è stata lesa in ogni caso, anche se dovessimo trovare la soluzione domani mattina, è un messaggio assolutamente inaccettabile. Immaginate tutti i tour operator che hanno un messaggio di questo tipo, certo. Stiamo tentando di trovare delle soluzioni, lo dici poco fa, pensavo agli orari già estivi che nel mese di maggio potrebbero comunque, rispetto al maggio precedente, mitigare la difficoltà. Compagnia delle Isole garantisce. È disponibile a questo, però devo dire che questo comunque non risolve il problema d'immagine che secondo noi le isole stanno subendo, rispetto al quale non abbiamo intenzione di fare sconto a nessuno. Anche perché immagino che lei avrà dei segnali su come andrà questa stagione, ci sono già dei primi segnali, si parla di un aumento rispetto all'anno scorso. Infatti noi abbiamo una sensazione positiva per questa estate, e non siamo assolutamente disponibili a far rovinare tutto un'economia che ha la necessità di risollevarsi e che non può perdere l'occasione estiva, né può essere questa stagione compromessa da queste azioni che noi troviamo assolutamente inaccettabili. Per questo dicevo poco fa che, qualunque siano stati i motivi, noi non troviamo giustificabile in nessun caso, da parte di una società che opera da tanti anni sul nostro territorio, una sospensione a inizio estate. Loro esprimono delle motivazioni che probabilmente hanno certamente un fondamento, e noi tentiamo di svolgere un ruolo anche di mitigazione tra i rapporti tra la Regione e la Compagnia delle Isole. E quindi ci rendiamo conto di tutto e speriamo di essere utili per svolgere un ruolo in questo senso. Ma non possiamo accettare in ogni caso che si sia concretizzata la sospensione, che è una cosa inaccettabile e ingiusta rispetto a questo territorio. Dopo 30 anni è la prima volta, è un fatto storico. Sindaco, in questo frangente... Non è la prima volta, però non è la prima volta, ci sono stati anche altri eventi in cui... Con i collegamenti integrativi? Con dei collegamenti, sì, ma indipendentemente se è la prima volta o non è la prima volta, non è la prima volta, io ritengo che sia una cosa gravissima. È un fatto gravissimo, certo. Sindaco, in questo frangente si innescano anche delle polemiche politiche all'interno della sua maggioranza. C'è Articolo 1, è uscito fuori dal gruppo che la sostiene, è uscito fuori dal Patto per le Olie, questa mattina un comunicato durissimo con il quale il Presidente La Cava e il Segretario Falanga chiedono le dimissioni dell'assessore dei trasporti, che insomma sarebbe lei, e lei alla delega dei trasporti. Cosa guardi, risponde? Allora, intanto di quale maggioranza parla?
perché non mi pare che la Cava da tempo ormai con i suoi comunicati, nonostante questa amministrazione gli avesse attribuito un ruolo e un compito, si possa definire di sostegno a questa amministrazione, ormai non da tanto, non certamente in questa occasione, né lui né la signora Falanga. Devo dire molto onestamente una cosa e devo dare atto di questo. Noi ieri abbiamo fatto un incontro con i consiglieri comunali, con tutti quelli che hanno ritenuto, abbiamo tentato di invitarli tutti, c'era certamente chi aveva difficoltà a raggiungere l'isola perché l'abbiamo fatto di pomeriggio, e devo dire onestamente che stiamo tentando di affrontare questa cosa tutti insieme con una grande solidarietà, per l'amor di Dio, anche nella diversità di vedute rispetto a uno che ritiene un'azione più giusta piuttosto che un'altra, ma tentando di non fare su questo una battaglia politica, perché non può che essere affrontata in modo solidale tutti insieme. Io anche invito anche i cittadini in questo senso, noi siamo assolutamente disponibili a confrontarci con tutti, vogliamo affrontare la battaglia senza differenze politiche su questo, ma questo credo che sia sugli occhi di tutti. C'è stato un consiglio l'altro giorno dove onestamente la maggior parte, no, tutti i consiglieri comunali non hanno certamente fatto addebiti che invece fa la Cava a questa amministrazione, non hanno fatto addebiti su come veniva seguita. Anche ieri c'è stato uno spirito molto collaborativo, noi siamo intenzionati a sfruttare i consigli e le partecipazioni di tutti, di maggioranza e opposizione, per affrontare il problema in modo solidale. In quanto alle dichiarazioni di la Cava, devo dire che io non mi sento offeso da l'ho detto anche in un'altra occasione, non mi sento offeso anche dalla definizione che ha fatto in passato di un'amministrazione di ragionieri, perché io quello sono un ragioniere, ma poi certamente fatto da un pulpito e dalle numerose lauree che sicuramente può vantare il signor La Cava e la signora Falanga, diciamo, non mi sento offeso. So che sto affrontando questa cosa come tutte le altre cose con un grande impegno e una grande dedizione. Sono un uomo, probabilmente, dico, quando uno opera non tutto può anche fare degli errori. Io sono da questo punto di vista molto umile, però sono cosciente di una cosa, della grande dedizione, del grande sacrificio che ci sto mettendo in questa cosa. Mi viene dato atto in Consiglio Comunale ogni volta, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sul fatto che non manca certamente l'impegno, la dedizione e anche la competenza in molte cose, anche nella diversità di opinione, e faccio il mio lavoro nel modo possibile, credo, questo me deve essere dato atto, in un momento storico che è assolutamente il peggiore degli ultimi anni. Non credo, basta che chiunque apra un telegiornale si rende conto del momento storico in cui si sta amministrando in questo momento, le difficoltà che ci sono, che non c'erano certamente in altri momenti storici, che ci sono in questo momento, e noi questo lo stiamo facendo con grande spirito di dedizione e grande sacrificio, sperando di dare le risposte giuste. Quindi le dichiarazioni dei politici del sabato e della domenica, o di chi non ha dimostrato mai nulla da un punto di vista amministrativo e neanche dal punto di vista politico, devo dire onestamente, non mi preoccupano molto, e mi pare sufficiente questa come risposta, non volendo ritornare su questo argomento. La preoccupa infine le probabili dimissioni dell'assessore al turismo? Davide Starvaggi? No, ma dal 10 c'è un termine, no. Da quel che sappiamo è un termine perentorio. Io non ho questo tipo di comunicazione. C'è stato un problema politico evidente con dei consiglieri comunali che hanno attribuito degli atteggiamenti all'amministrazione che io rigetto. Questo comunque è un fardello che sì, l'amministrazione si porta dall'inizio, sì, ecco, dopo le elezioni, no, con l'articolo 1. Non c'è dubbio, non credo che con questo articolo 1, non credo che sia mai mancata da parte mia la disponibilità e il coinvolgimento, posso dimostrarlo in ogni occasione. Dopodiché io sto avviato, devo dire rallentato in questi giorni, perché certo, credo di avere altri problemi da dover affrontare più grossi. Ho avviato le consultazioni con le forze politiche che mi sostengono, e devo dire sono disponibile anche ad avviarle con chiunque è interessato a portare avanti l'amministrazione del Paese, e immediatamente dopo aver risolto l'emergenza che abbiamo in corso, certamente so di dover chiudere dei ragionamenti che non possono essere più prorogati.
tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, io sono qui per amministrare il paese, trovo che fare delle battaglie politiche di posizione in questo momento con un'amministrazione che non ha mai difeso posizioni particolari e non ha intenzione di difenderle sia veramente fuori luogo e sia veramente dimostrazione che non ci si rende conto del momento storico che stiamo affrontando. Io l'altro giorno a Roma partecipavo a una riunione dell'ANCIM dove c'erano tutti i sindaci delle isole minori italiane e avrei avuto grande piacere che chi si propone come amministratore, chi ha avuto questo incarico essendo stato eletto, avesse ascoltato le condizioni in cui ogni amministrazione, quelle delle isole minori in modo particolare, stanno affrontando il problema. Noi abbiamo tentato e stiamo tentando, devo dire anche con dei risultati, di arginare una condizione che è sotto gli occhi di tutti. Faccio un esempio per tutti, la riunione era sul bilancio e per registrare da parte di tutti i sindaci delle isole minori l'impossibilità di chiudere i bilanci in queste condizioni. E allora ricordo per questo esempio aumento nel fondo di solidarietà nazionale, per, ricordo quindi, per esempio, ricordo solo come un fatto, per esempio, che il Comune di Lipari nel 2011 riceveva come trasferimenti da parte dello Stato 1.200.000 euro. Nel 2015 non solo non riceve 1.200.000 euro, ma dà allo Stato, tra fondo di solidarietà e tagli ai trasferimenti, noi diamo allo Stato 3.400.000. Significa 4 e milioni può aumentare questa somma, e può aumentare. Significa 4 milioni e 6 in meno che ha questa amministrazione per affrontare le emergenze, e tutto questo è stato fatto senza, con tanti limiti, per l'amor di Dio, con alcune cose che hanno funzionato, altre che funzionano meno, ma tutto questo è stato fatto senza chiedere, cosa che invece è successa da tutte le altre parti, un sacrificio ai cittadini o un aumento di imposizione ai cittadini. Questo è sotto gli occhi di tutti, e chi non capisce che l'amministrazione sta affrontando i problemi restando qui a lavorare 20 ore al giorno senza difesa di ruoli, di posizioni, di visibilità, è fuori dal mondo, e non è fuori dalla maggioranza, è fuori dal mondo. Grazie signor.